Ciao a tutti e benvenuti a una nuova recensione. Oggi ci stacchiamo un attimino dall'ambito studio, andiamo in quello delle cuffie Bluetooth sotto i 100 euro, reperibili su Amazon. Parliamo di Anker Soundcore Q30, si trovano circa a 79 euro, soggetti a sconti anche molto sostanziosi. Le Sennheiser HD 350 Bluetooth le troviamo a 83 euro e le Sony CH700. A 89 euro circa. Tutte e tre le cuffie garantiscono delle prestazioni audio abbastanza soddisfacenti e un'autonomia che si attesta a più di 30 ore. Ovviamente hanno delle sostanziali differenze per quanto riguarda la cancellazione del rumore e anche altre caratteristiche che differiscono le une dalle altre. Ma andiamo a vederle subito dopo dei piccoli cenni su packaging e design. Ok, cominciamo da Anker. Troveremo un cavetto mini jack per collegare le cuffie al nostro dispositivo preferito, sì, perché sono ibride, come le Sony, al contrario invece di Sennheiser, che sono solo wireless. Poi troveremo un cavo USB tipo C per la ricarica e una gradevole custodia per portarle con noi in viaggio. Per quanto riguarda il design, secondo me è un po' pacchiano, così un po' goffo, però è tutta una questione personale. Vediamo il logo della Anker su entrambi i padiglioni, un logo dorato che non è iconico, quindi non ci verrà in mente subito il fatto che siano prodotte da Anker. I padiglioni sono in un comodo memory foam, secondo me sono le più comode per quanto riguarda le altre cuffie. L'archetto è ben imbottito, però per quanto riguarda magari la conformazione del vostro cranio potrebbero magari andare male, perché hanno una forma così un po' circolare, non sono ovali come le Sony ad esempio, che per quanto riguarda la mia testa si adattano meglio, quindi riesco a tenere le Sony, al contrario di Anker e Sennheiser, per più tempo prima di stancarmi completamente. Per quanto riguarda Sennheiser invece, dentro la scatola, dentro la confezione, non troviamo granché, c'è solo un cavetto USB tipo C per la ricarica. Il design, a mio parere, è notevole, è semplice, efficace, sono iconiche, le riconosciamo da lontano, hanno una forma del padiglione ovale molto, molto carina, però sì, è confortevole, però non garantisce, lo vedremo dopo per quanto riguarda il sound, non garantisce un'ambientazione del suono molto larga, perché ci si è concentrati soprattutto sull'isolamento dei rumori esterni, visto che in queste cuffie non è presente una cancellazione attiva del rumore, ma solo passiva. Quindi diciamo che il wide, la larghezza del suono non è centrale in queste cuffie. I tasti sono ben inseriti all'interno del padiglione, non sono in rilievo come le altre due cuffie, sono più proiettati diciamo negli anni 20 più che gli anni 10 come il design delle altre cuffie. Non è segnalato in modo chiaro qual è la differenza tra L ed R nelle cuffie, però sappiamo che almeno nelle Sennheiser i tasti sono nel padiglione destro, quindi una volta che le abbiamo tra le mani sappiamo subito come posizionarle in maniera efficace. Anche queste, diciamo, il comfort è piuttosto buono, non ho riscontrato particolari problemi. L'unica cosa, come dicevo prima, per le Anker, la forma dell'archetto è circolare, quindi ma si adatta ad alcuni tipi di crani, di teste che magari sono un po' più sporgenti qua nell'apice. L'archetto comunque non è imbottito a sufficienza, quindi non riusciamo a tenerle per, diciamo, tanto tempo prima di stancarci. Sony, come Sennheiser, non ci mostra tutto il suo affetto, quindi in confezione troveremo solamente il mini jack per il collegamento al nostro dispositivo preferito e un cavo mini USB, non USB tipo C, poiché queste cuffie sono state create nel 2017, quindi erano ben altri gli standard. Se si pensa comunque 4 anni fa è quasi passata una generazione per quanto riguarda i prodotti tecnologici. Delle tre, a mio parere, sono quelle più comode, l'imbottitura nei padiglioni è sufficiente, bella comoda, anche l'imbottitura dell'archetto non è male. Come vi dicevo anche prima, secondo me la forma è più adatta a gran parte degli utilizzi che possiamo fare noi normalmente. Infatti sono quelle che ho tenuto più ore di fatto attaccate alle orecchie, ma anche per altri fattori che vedremo a breve. Passiamo alle caratteristiche. Anker Bluetooth 5.0, durata della batteria che si attesta a più di 40 ore nel caso non usassimo la cancellazione dei rumori. Ok, come funziona la cancellazione dei rumori? Presente sia su Anker che su Sony. È una cancellazione attiva dei rumori, quindi
i microfoni all'esterno dei padiglioni capteranno i rumori circostanti. Stiamo parlando più che altro di rumore bianco, quindi quello creato dalla confusione, dal brusio, dal rumore dei motori, viene annullato generando delle onde uguali e contrarie all'interno del padiglione, quindi sentiremo una sorta di isolamento. Questo isolamento potrebbe creare alcune confusioni, perché è molto potente qua nelle Anker al confronto di Sony, potrebbe creare qualche problema agli orecchi un po' più allenati, si può dire così, perché alcune bande di frequenza andranno incredibilmente fuori fase. È vero, senti proprio mal di testa, una cosa incredibile. Comunque questa sensazione durerà pochi secondi, poi tutto tornerà un po' alla normalità. Esiste un'altra funzione in queste Anker, che è la funzione Transparency. Basta appoggiare il palmo della mano oppure premere il pulsante collocato nel padiglione sinistro per attivare i microfoni, quelli esterni ovviamente, per riprendere un po' l'ambiente circostante e non farci perdere completamente il senso dell'udito, perché comunque la cancellazione, la rimozione, diciamo, del rumore, quella passiva data dall'imbottitura che va a premere sul cranio e che isola le orecchie, è piuttosto buona, quindi ci dà un po' il senso di quello che sta succedendo attorno. Questa è una funzione che ho apprezzato davvero tanto. Si può usare anche all'infuori delle chiamate, come accade su Sennheiser. Su Sennheiser invece è una si attiva automaticamente quando noi comporremo un numero di telefono. Quindi noi possiamo switchare tranquillamente tra questi tipi di rimozione, diciamo del noise cancelling. Possiamo switchare tranquillamente, ma se siamo in chiamata, ad esempio, l'ascoltatore, l'interlocutore sentirà il fatto che noi stiamo passando da una funzione all'altra. Questo perché? Perché semplicemente, banalmente, io credo, non l'ho testato scientificamente, ma non c'è molto da andarci girarci intorno. Una volta che i microfoni stanno già lavorando per esempio generare quelle onde uguali e contrarie che vi dicevo prima, i microfoni saranno oberati di lavoro, quindi non riusciranno a riprodurre la nostra voce in maniera lineare e pulita, quindi l'ascoltatore, l'interlocutore sentirà una voce un po' sfibrata. Questo accade sia per il noise cancelling attivo sia per la funzione transparency di cui parlavamo poc'anzi. Per quanto riguarda l'app, che possiamo scaricare tranquillamente per Android e per iPhone, a mio parere è fantastica, è fatta benissimo. Abbiamo più di 20 preset di equalizzazione tra cui scegliere oppure comporre i nostri preset personali. È presente anche una funzione molto carina per quanto riguarda il relax, magari anche per dormire. Possiamo inserire automaticamente, ci sono delle applicazioni che già lo fanno, ma alcune sono a pagamento, altre sono gratis ma sono piene di pubblicità. Invece qua abbiamo una funzione molto interessante, ci permette di inserire dei suoni ambientali, come per esempio il cadere della pioggia oppure il cinguettio degli uccellini, per fare degli esempi così abbastanza banali, o il rumore delle onde, così da permetterci di rilassarsi. Questa funzione è molto comoda e mi è piaciuta davvero tanto, è una di quelle cose in più che ci rendono gradevole un'app già fatta bene di per sé. Passiamo a Sennheiser Bluetooth 5.0. A quanto pare, come scrivono su Amazon, ha tutti i codec più aggiornati, ovvero la AAC e la PTX, che ci garantiscono una bassissima latenza. Abbiamo 30 ore di autonomia, che non sono affatto male. Il noise cancelling attivo non è presente, l'isolamento però dei padiglioni e dei rumori esterni è piuttosto buono. La funzione Transparency qua è presente ed è a mio parere perfetta. Perché? Perché non incide di fatto sulla nostra voce, cioè sulla riproduzione della nostra voce all'orecchio dell'ascoltatore. Si attiva automaticamente quando noi componiamo un numero e facciamo la chiamata, e ci permette di non perdere la percezione dell'ambiente circostante, inibendoci magari l'uso dell'udito. Anche qua gli ottimi microfoni, secondo me sono i migliori delle tre ipotesi, fanno funzionare le cuffie davvero bene, l'ascoltatore, l'interlocutore ci sentirà perfettamente. Anche la riduzione dei disturbi provocati magari dal passaggio delle macchine oppure dai rumori ambientali, per quanto riguarda i microfoni, è perfetta. Sto registrando, sì. Per quanto riguarda l'applicazione, mi dispiace Sennheiser, ma è un disastro, veramente inutile, lenta, e poi l'equalizzatore a tre bande fatto con un'interfaccia così alla cyberpunk, molto interattiva, con queste onde che si muovono, in realtà non serve a niente, anzi
forse è anche peggiorativa, quindi nel caso ricordatevi questo quanto dico, non usate questa applicazione. Ma passiamo alle Sony Bluetooth 4.1, ricordiamoci che è della passata generazione, ciò non inficia assolutamente per quanto riguarda il delay. Ad esempio, i tempi di ritardo io le ho testate con smartphone sia Android che iPhone, ho provato sia con Mac che con Windows e ho provato anche con una Smart TV Samsung del 2017. Devo dire che delay non ce n'era. Durata della batteria 35 ore, quindi siamo leggermente sopra Sennheiser, leggermente inferiori rispetto ad Anker. Di default la Sony inserisce il noise cancelling all'accensione delle cuffie. Questo noise cancelling mi ha davvero lasciato un po' basito, è molto blando, cioè si attiva ben poco. Per riuscire a capire se funzionasse o meno ho dovuto riprodurre del rumore bianco dalla televisione per cercare di capire, perché di base non si capisce, c'è scritto anche nel manuale che in alcuni casi potrebbe sembrare che non funzioni, insomma un po' lasciato così al caso, però comunque c'è, lo possiamo usare, possiamo anche effettivamente cambiare la programmazione del pulsante del noise cancelling per non farlo attivare subito al default all'inizio quando accendiamo le cuffie. Possiamo configurarlo con i vari assistenti vocali di Apple, di Amazon e di Google. La qualità dei microfoni qua su Sony è abbastanza buona, l'unica nota negativa che posso aggiungere riguarda il noise gate, che funziona un po' più da expander più che altro. Il rilascio di questo expander è molto veloce, quindi quando noi terminiamo di parlare, facciamo una pausa, il rumore di fondo risale molto velocemente. Questo non è esattamente il massimo, soprattutto se ci troviamo in ambienti rumorosi. Ma veniamo alla parte più bella, visto che non siamo esperti di design, architetti e mestieri vari, passiamo all'audio. Finalmente Anker, una vera sorpresa nel trittico. Se posso farvi un piccolo esempio, quando ho fatto i blind test, quindi persone che non sapevano di indossare le cuffie che li stavo facendo provare, non sapevano le marche, erano indistinte, ne ho fatto provare anche delle cuffie cablate, hanno istintivamente preferito il suono Anker. Infatti è stato studiato per piacere ai più. Nonostante i volumi di tutte e tre le cuffie non superino i 96 dB SPL, le cuffie Anker sanno regolarsi in maniera tale da aggiungere, saturare alcune bande di frequenza, come per esempio le basse e le alte, che più si adattano all'ascolto comunque commerciale, all'ascolto moderno, all'ascolto del 2021, della musica che più è famosa. Questa saturazione purtroppo lascia un po' dei vuoti, ovviamente. Le frequenze medie risultano un po' smorte, però c'è da dire che non importa, poiché questa carenza nelle frequenze medie possiamo solo accorgerci di questa carenza se usiamo il metodo comparativo velocissimamente, ovviamente, cioè facciamo uno switch veloce tra una cuffia e l'altra, una cuffia che sappiamo avere delle medie belle considerevoli o comunque lineari, come per esempio le Sennheiser o anche le Sony. A questo punto ci noteremo di questa carenza, ma non è una carenza così evidente che da farci invalidare l'acquisto, insomma. Come vediamo dal grafico che vi mostrerò, preso dai ragazzi di SoundGuys, vediamo una saturazione intorno ai 50 Hz con una Q piuttosto pronunciata. Questa saturazione, ovviamente, è per far suonare di più il basso, ma quello che ho rilevato io, almeno col mio ascolto, col mio orecchio, è che veniva sopra più la cassa rispetto al basso. Cioè, la cassa si mangiava il basso e usciva di più dal mix. Questo si nota soprattutto con le batterie acustiche, non si nota molto nella musica elettronica. Nella trap, ad esempio, sentiremo sempre quel sub bello prorompente, la cassa la sentiremo comunque ben inserita. Questa scelta ovviamente ha delle ricadute commerciali, però possiamo sempre togliere quel dB, 2 dB massimo nelle frequenze basse dall'app dell'Anker, che è fatta benissimo, e riusciamo ad avere anche un ascolto piuttosto lineare. Passiamo alle Sennheiser, un ascolto piallato, un ascolto dritto, abbastanza lineare, però non è soddisfacente, non soddisfa, non possiamo usarle come cuffie monitor per diversi semplici motivi. Innanzitutto
l'imbottitura nei padiglioni è talmente grossa e lascia talmente poco spazio all'orifizio uditivo da ridurre drasticamente la percezione dell'ambientazione. Sentiremo un suono molto stretto. Non avremo la percezione bella, grande, di uno spazio ben consolidato tra L e R. Questo non va a distogliere completamente da un ascolto, cioè non, ai più non fregherà molto il fatto che non si senta un'ambientazione bella larga, però per alcuni tipi di utilizzo, penso per esempio al gaming, o per esempio a una serie TV o un film dove queste differenze sono molto più pronunciate, dove c'è un'ambientazione molto più larga rispetto che alla musica commerciale di oggi, a quel punto sentiremmo forse la mancanza di altre cuffie, forse vorremmo buttarci su altri modelli. Per questo stesso motivo l'ascolto Sennheiser non è il massimo, diciamo delle tre è quella che non ho preferito, mettiamola così. Quindi il tipico suono Sennheiser però qua depotenziato, perché per quanto riguarda il Bluetooth è la mancanza di un collegamento magari con jack. Senza infamia e senza lode, questa è forse la frase che riesce a concludere il discorso audio su queste Sennheiser. Bene, arriviamo a Sony, si trova nell'asse mediano tra Anker e Sennheiser. Sì, abbiamo un ascolto un po' più povero, come vedete dal grafico di risposta in frequenza. Hanno deciso stranamente di lasciare un po' depotenziati i bassi rispetto a un ascolto che va di moda questi giorni, lasciando un po' straniti all'ascolto, ma vi posso garantire che l'ascolto è molto più dettagliato. Riusciamo a definire tutti gli strumenti del mix. L'ambientazione anche in queste cuffie è molto larga, simile a quella di Anker se non maggiore. Questo è dovuto al fatto che i padiglioni sono belli, ampi e ariosi, ci sta tutto l'orecchio e possiamo godere di un ascolto davvero definito. Ovviamente così in flat, senza agire sull'equalizzatore tramite l'applicazione, che è fatta abbastanza bene, non ai livelli di Anker ovviamente. Strano da dirsi adesso che un'applicazione cinese, con tutto rispetto per gli amici della patria del dragone, però diciamo che prende qualche colpo rispetto ad Anker. L'equalizzatore però ci permette un po' di agire su questa funzione che loro chiamano Clear Bass, che inserisce degli algoritmi, quindi aggiungendo, diminuendo questa cifra che non sappiamo in che cosa consista, se siano dB o siano i giri di una rotella, non si sa. Comunque qualcosa succede dai 400 Hz in basso, quindi dalle frequenze medio-basse alle basse. Effettivamente qualcosa funziona. Io per esempio il mio preset che ho avuto modo di usare questi giorni è stato di aumentare di 2 unità questa funzione Clear Bass e di un solo dB o di una sola unità la gamma di frequenze intorno ai 16.000 Hz o ai 16 kHz per dare un po' di ariosità al mix. Non è sottotono, attenzione, però è giusto per scindere bene gli strumenti e dargli quella intelligibilità classica che di quegli strumenti che si articolano comunque nella fascia alta del grafico della risposta in frequenza. Il volume, come abbiamo detto, per le altre cuffie si attesta sempre sui 96 dB SPL. Per farvi capire un po', quantificare un po' in maniera esperienziale, in maniera empirica, questo numero 96 dB SPL è il tanto che basta per andare bene, però è il tanto che basta a non andare bene, cioè vorremmo sempre qualcosina in più, quell'impulso masochistico di distruggerci l'apparato uditivo che vogliamo tutti, anch'io non sono esente da questa legge, da questa regola. Inoltre, piccola curiosità, collegando le Sony tramite il cavo, quindi usarle in modalità jack normali, modalità cablata, possiamo effettivamente tirarle il collo ancora un po' di più, quindi possiamo dargli più volume. Il problema è che non ce la fanno i driver, quindi è praticamente inutile. Possiamo alzare veramente, infatti in scheda tecnica c'è scritto, possiamo alzare solamente un dB in più rispetto ai 96 dB SPL del Bluetooth, possiamo arrivare a 97 senza grosse distorsioni. Se passiamo questo limite, lo sentirete utilizzando un Mac, perché
Stranamente i Mac hanno più volume dei PC, o di alcuni PC almeno che ho provato, sentirete anche voi questa distorsione. Invece, per quanto riguarda Anker, collegandola col cavo, credo ci sia un limitatore interno nei driver di queste cuffie, si interrompe, oltre quel volume non possiamo andare. Però ho notato una cosa molto interessante nelle Anker, tramite il Bluetooth possiamo, usando un MacBook, però io ho usato un MacBook Pro del 2012, riusciamo ad avere più volume rispetto a un normale telefono, un iPhone, un Android. Ho provato a fare la stessa prova in un computer Windows, un HP del costo di comprato nel 2020, pagato 1000 euro, non c'era assoluta differenza, cioè tra cellulare e HP, computer Windows, non c'era differenza. Tra MacBook e iPhone, per esempio, c'era differenza. Si sente più forte utilizzando il Bluetooth del MacBook 2012, che sarà un Bluetooth tipo 1.2.0, cioè una cosa incredibile. Bene, arriviamo alle conclusioni. È stato davvero divertente cercare di entrare nel nuovo, diciamo, gli anni 20 con queste nuove cuffie Bluetooth che possono effettivamente servire a tanti scopi diversi. Io le ultime cuffie Bluetooth che ho provato, ovviamente non le AirPods, non le cuffiette, gli auricolari, ma proprio cuffie padiglioni così over ear, sono state quelle delle televisioni, quelle, se vi ricordate, con i raggi infrarossi. Ecco, c'è stata una rivoluzione vera e propria, cioè la tecnologia implementata nelle AirPods, per esempio, che sono state quelle che hanno dato il lancio a questa nuova tecnologia, effettivamente può sostituire in certi casi, in molti casi, per la maggior parte della fascia consumer odierna, diciamo che una cuffia Bluetooth può sostituire una cuffia cablata. Mi sento di consigliarvi le Anker. Infatti sono quelle che hanno vinto nel blind test con 3 persone. Io sinceramente le vorrei tenere, le ho vendute dopo 3 ore che le ho comprate, perché le ho fatte provare a un amico tramite il blind test e le voleva subito, non voleva neanche che girassi questa recensione. Quindi, per farvi capire che sono delle ottime cuffie, fate attenzione a quello che vi ho detto prima, nel senso riguardo alla cancellazione attiva del rumore, però sono delle ultime cuffie, garantiscono un buon ascolto, collegatele al computer, collegatele alla televisione, collegatele al cellulare, funzioneranno sempre bene. L'unica nota che vi devo per forza dire è riguardo la durabilità, effettiva durabilità nel tempo, cioè sia per quanto riguarda magari il cambio dei padiglioni, perché le coppelle, ragazzi, c'è poco da girarci intorno, col grasso, con l'acidità della pelle si squagliano, quindi bisogna vedere se troverete poi il ricambio dei padiglioni, non lo so. Poi sono quelle con più elettronica a bordo e sappiamo tutti che l'elettronica è soggetta a un'usura molto più elevata rispetto alla meccanica, cioè la meccanica si può tranquillamente riparare. Vi consiglio anche le Anker per un motivo di prezzo, di economicità. Infatti sono quelle che garantiscono un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile, per tutte le feature che hanno e anche per quanto riguarda l'effettiva reperibilità di queste cuffie, a un prezzo ben inferiore a quello di mercato, perché innanzitutto io le ho comprate che costavano 79 euro, ho applicato il coupon e le ho pagate 69 euro. Non è strano trovarle a 50 euro nei giorni, per esempio, Black Friday o altre promozioni. Le Sennheiser mi sono piaciute molto per quanto riguarda quella funzione che vi dicevo della transparency mentre si attiva la chiamata. Infatti, secondo me, per fare chiamate, queste sono davvero, o anche conferenze, per carità, sono davvero le migliori. Una transparency, come vi dicevo, assolutamente di gran lunga più affidabile per quanto riguarda anche la qualità proprio dei microfoni rispetto alle altre. Poi il fatto di avere o meno un suono più grosso, più potente, più a volume più alto, alla fine, se ci rapportiamo solamente all'aspetto chiamate, all'aspetto ma anche di design, secondo me sono le migliori tra queste tre. Però ovviamente ognuno ha le sue aspettative, ognuno ha i suoi modi di utilizzare le cuffie. Di certo sono un po' sovrapprezzo, 83 euro se abbiamo le Anker come confronto.
dovrebbero costare almeno, cioè minimo 60 euro, diciamo che dovrebbe essere un prezzo adeguato per queste Sennheiser. Trovandole a un prezzo più alto, no ragazzi, non ci siamo proprio, anche perché l'app fa veramente pena. Sony, beh, sono quelle che forse terrò per una questione di comodità, essenzialmente, ve l'ho detto prima, hanno un archetto di forma ovale che ben si adatta alla forma del mio cranio, hanno un sound in cui io mi rispecchio, lo trovo più vicino all'ascolto, a un ascolto monitor che possiamo gestire facilmente attraverso l'applicazione, riusciamo a distinguere tutte le parti bene del mix. Di certo non me lo aspettavo in questa fascia di prezzo da delle cuffie del 2017, ma ragazzi, Sony è una dei migliori produttori di cuffie che esista al mondo, quindi con dovuto riguardo forse le terrò, forse le restituirò, devo ancora valutare. Comunque, per quanto riguarda comodità, facilità di utilizzo, di connessione, sono praticamente tutte uguali queste cuffie. Se è un sound bassoso, per citare l'Accademia della Crusca, che sicuramente mi farà un esposto per questo termine, se cercate un sound bassoso, così bello saturo nelle basse, prendete le Anker. Se cercate un sound lineare, prendete le Sony. Se doveste prendere delle cuffie solo per fare chiamate o per ascoltare qualche volta musica o per fare molte riunioni, allora le Sennheiser sicuramente fanno al caso vostro. Per entrare negli anni 20 del 2000, queste Sony, diciamo che siamo un po' indietro, il fatto di avere la mini USB non gioca di certo a loro favore, anche i tasti che sono in tutti e due i padiglioni e gli ingressi non sono molto carini da vedere, però il design è bello, è figo, non niente da dire. Però guarderei forse al modello successivo, le 710. Ho letto che vale la pena magari dargli una possibilità. Sono anche un po' più sature sulle basse, quindi potrebbe effettivamente piacere ai più. Sicuramente le prenderò per provarle, magari andiamo nella fascia di prezzo sotto i 150 euro, sotto i 200 euro, vedremo un po'. Fatemi sapere nei commenti com'è andata, se avete avuto l'occasione di provare queste cuffie o se avete delle richieste particolari, magari possiamo valutarle. Nel frattempo vi ringrazio per aver seguito questo video, se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao ragazzi.